Il nostro giro di interviste con i vari dirigenti scolastici. Dopo Pierluigi Prezzitelli abbiamo la preside dirigente Matilde, professoressa Matilde Tartaglia. Allora, professoressa, siamo qui nel suo circolo centrale, diciamo, a Oddo Bernacche. Lei ha una settimana dalla prima campanella. Mi può dire se è tutto pronto nel quanto riguarda la sua giurisdizione? Ogni inizio d'anno scolastico è sempre molto complesso perché tante sono le iniziative, l'organizzazione, soprattutto per una scuola come la mia, perché è articolata su quattro plessi e tra l'altro abbiamo il plesso Brigida che è stato completamente ristrutturato e quindi i ragazzi avranno adesso il piacere e la fortuna di entrare in una scuola completamente nuova. Ovviamente siamo al termine dei lavori e quindi c'è tanto da fare. Quindi diciamo che quest'anno è molto più complessa la cosa dal Lei punto di vista mi ha organizzativo. preceduto una domanda che volevo riservarmi alla fine, ma gliela faccio subito, visto che Sì, lei, prego. appunto, come dirigente non è che guarda solo qui in Oddo Bernacche, ma ci sono anche la Brigida, c'è Svizzera Difesa e grande, è Difesa difesa Grande. grande. E quindi, allora, come procede, secondo, dal suo punto di vista, la fusione amministrativa dei plessi che lei, appunto, abbiamo appena citato? Allora, per quanto riguarda questa articolazione che si è fatta con l'ultimo dimensionamento in orizzontale, da una parte è stata positiva perché i professori hanno più possibilità di confronto tra di loro, quindi lavorare in equipe, cioè si può lavorare in equipe proprio in modo produttivo. Dall'altra però noi sappiamo che le indicazioni nazionali per il curriculum, che sono il nostro punto di riferimento, comunque sono organizzate su istituti comprensivi e quindi su un dimensionamento verticale, su una continuità verticale. Di questo ne risentiamo perché per quanto noi comunque siamo disponibili verso la scuola primaria, che è l'ordine che ci precede, la scuola superiore, che è l'ordine che segue, però non c'è quella continuità che invece avremmo trovato tra scuola secondaria di primo grado e scuola primaria proprio all'interno dell'istituto. Bene, Preside, da questo nuovo anno scolastico, lei, in sua parte, cosa si aspetta di... Ma quest'anno sarà un altro anno molto impegnativo per noi perché abbiamo una riforma in atto, la 107, la riforma della buona scuola con i decreti attuativi, quindi ci sono continui cambiamenti. Il cambiamento, quello più importante di quest'anno, è sicuramente quello del decreto legislativo numero 62 che va a riordinare l'esame di Stato e le competenze degli alunni del primo ciclo. Quindi noi avremo un diverso esame di Stato, non più cinque prove scritte, ma avremo tre più il colloquio, la prova INVALSI che sarà organizzata durante l'anno scolastico nel mese di aprile. Abbiamo inoltre il decreto sulla disabilità, che comunque anche quello ci impegna molto perché nella mia scuola ci sono 39 ragazzi disabili e quindi anche loro hanno bisogno di tanta accortezza da parte nostra. Quindi le novità sono tante e quindi l'impegno è continuativo, costante da parte di tutti. E sui docenti, ad esempio, quali novità ci sono? Per quanto riguarda i docenti, devo dire che l'ufficio scolastico regionale per il Molise è stato molto solerte nel lavoro che loro comunque devono portare avanti. Quindi diciamo che il mese di agosto è stato molto impegnativo sia per noi ma soprattutto per loro. Quindi i docenti ce li abbiamo quasi tutti, manca ancora qualcosa, ma sono le ultime nomine. Un'altra cosa sulle strutture, c'è ancora qualcosa da Le sistemare? strutture, devo dire che questo io mi auguro che sia un buon anno perché c'erano delle difficoltà a Difesa Grande, parlo della scuola secondaria di primo grado e adesso stanno lavorando. Qui hanno all'Appresso Bernacchia hanno appena terminato i lavori di antisfondellamento e poi alla Frigida.
L'ho appena detto, i lavori sono terminati, adesso il comune mi sta dando una mano per cercare di rimettere tutto in ordine. Forse ecco, è la piccola manutenzione che veramente Essere un po' più. deve essere, sì, la piccola manutenzione da Senta, parte dell'ente certo, locale, indubbiamente. ovviamente. Senta, magari questo argomento a lei non l'ha toccato direttamente, però c'è ancora qualche polemica in giro sulla questione del gas random. Lei che Ma cosa. no, io quella questione l'ho vissuta in prima persona perché io ero al primo circolo e quindi ero dirigente anche di Via Ecco, Tremiti. appunto. Quella Sì. situazione è stata chiarita, sono stati fatti tutti i controlli, quindi io sono pienamente, vabbè, qui non abbiamo mai avuto problemi né in tutte e quattro questi plessi, però anche lì la situazione è stata tenuta sotto controllo, c'è stato l'impegno di tutti, quindi io mi sento di rassicurare i genitori per questo. Un'altra questione è che penso, lei non ha nel suo circolo scuole dell'infanzia in questo No, momento, no, però c'è una questione che i delle vaccini, lei si sarà vaccinazioni fatto sì, una sua idea è come no, particolare. noi già abbiamo pubblicato sul sito quelle che sono le nostre competenze, quelli che sono i nostri adempimenti, quindi però noi abbiamo un po' più di respiro perché il tutto deve essere presentato entro il 31 ottobre, quindi abbiamo più di respiro. Però qualche genitore già si sta Anche se c'è attivando. qualche regione in Italia E che che in in Veneto ho Veneto sentito che si è si è messa un po' da discostato dal governo. parte. Senta, ho visto, ho constatato già di persona che comunque la vostra coordinazione è notevole con gli altri presidi, vi sentite, vi coordinate, ho visto Grazie, che c'è una buona grazie. collaborazione, mi sembra di Buonissima, quindi buonissima tra di questa è noi. positiva, insomma. Molto bella, molto bella. Lei ha nominato prima marginalmente l'amministrazione comunale. Ecco, i rapporti con l'amministrazione comunale invece? Per quanto mi riguarda sono ottimi perché ormai ci conosciamo da anni e quindi quando io ho bisogno, quando ravvedo la necessità, ci parliamo, scriviamo, però devo dire che per quello che mi riguarda cercano anche loro di fare tutto il possibile perché le difficoltà non sono solo le nostre, io questo lo voglio dire, lo voglio capire, le difficoltà sono anche di altri uffici. Quindi, però, non ho particolari, non so, non ho Ok, molto da sì, dire nei no. confronti dell'ente locale perché, ripeto, forse per questo rapporto di collaborazione, di fiducia che si è instaurato tra di noi, quindi loro lo sanno che io quando telefono, oltre a scrivere, però io telefono in prima persona, lo sanno che lo faccio perché c'è una necessità. E quindi anche loro si adoperano per questo. Ultima domanda. Com'è cambiata la scuola? Quanto è È cambiata la cambiata scuola? tanto. Io sono una delle leve più anziane della scuola. È cambiato tanto da quando io insegnavo. E innanzitutto la scuola aveva una credibilità diversa rispetto a quella di adesso. Adesso la credibilità è andata scemando, i motivi sono tanti, non stiamo Certo. qui a dire, però i ragazzi sono molto più fragili, i ragazzi di oggi rispetto ai ragazzi che ai miei ex alunni sono fragili, a volte la famiglia non riesce nel proprio compito educativo e quindi anche noi abbiamo difficoltà poi ad aiutarli. Sono ragazzi chiaramente con più competenze, però le loro competenze a volte restano sulla superficialità. Sono ragazzi che si interessano di tutto, però poi quando andiamo al dunque, quando c'è la necessità di affrontare le difficoltà, perché lo studio è faticoso, molte volte la nostra parola non trova dall'altra parte una risposta adeguata. Ma di questo se ne potrebbe parlare Ma ancora certo, su sono tanti tanti discorsi che si vanno aspetti. affrontare anche in altre sedi. E Presidente, anche sì. noi la ringraziamo per la sua disponibilità. Sappiamo che sta per Grazie iniziare un altro anno di duro lavoro e quindi le facciamo i nostri migliori in bocca al lupo per un lavoro proficuo e sereno. E poi per qualsiasi altra a cosa noi siamo voi sempre a disposizione della e scuola. Grazie grazie anche per il vostro impegno. mille, buon lavoro. Grazie.